Buongiorno miei carissimi amici di Investire in Borsa a caccia di dividendi. Nel video di oggi andiamo ad analizzare un paio di aziende veramente eccezionali, sia per quanto riguarda i bilanci, sia per quanto riguarda l'andamento dei dividendi e anche del prezzo delle azioni. Parliamo di Home Depot e di Lowe's. Sono sostanzialmente concorrenti e operano nel settore delle vendite al retail. Possiamo dire che sono simili ai nostri Brico, Bricoman, Leroy Merlin, insomma dipende poi dalle zone d'Italia, abbiamo negozi diversi in merito e quindi vendono sostanzialmente attrezzatura per il fai da te, possiamo dire, e accessori vari, insomma. Andiamo a vedere però cosa è successo quest'anno. Quest'anno, nel momento in cui sto facendo il video, possiamo apprezzare come l'S&P 500 ha avuto un rialzo del 13,17%. Home Depot invece ha perso il 7,59%, quindi è andato in controtendenza rispetto al mercato. Lo possiamo vedere nel grafico, in blu l'S&P 500, in arancione Home Depot. Tuttavia, possiamo vedere alcuni dati secondo me molto interessanti. Home Depot presenta un ROIC nell'ultimo anno del 36%, stessa cosa l'anno scorso, andando più indietro nel tempo comunque si è sempre mantenuto su un ritorno sul capitale investito superiore al 30% del 2018 in avanti e un pochino più basso in precedenza, ma il trend comunque è di crescita molto molto interessante, la media degli ultimi 10 anni è del 31,5%. Anche ROA e ROE sono veramente spettacolari, le revenue sono in sostanziale continuo aumento anno su anno, con un aumento anno del 7,7%, quindi anche le vendite sono praticamente raddoppiate nel giro di 10 anni. Il free cash flow aumenta del 7,2% e l'utile per azione aumenta del 18,7%. Questo grazie anche ai buyback, quindi al riacquisto di prezzi di azioni proprie. Dato un pochino dolente, possiamo dire, il rapporto debito-equity 2,6, debito-asset invece 0,6, rapporto prezzo utili di 18, quindi potrebbe apparire non super economica. Andiamo a vedere qualche altro dato, un dividend yield che si avvicina al 2,86%. Potrebbe essere non altissimo, mi direte voi, anche in virtù della doppia tassazione, ma sinceramente io me ne frego sempre della doppia tassazione se devo andare a prendere delle azioni eccezionali. Payout del 51%, vuol dire che metà degli utili vengono distribuiti sotto forma di dividendi, l'altra metà rimangono dentro l'azienda per poter crescere, quindi dividendo ampiamente coperto, è in crescita da 13 anni consecutivi con una crescita media negli ultimi 5 anni del 15%, quindi una crescita di dividendo veramente molto alta, ovviamente viene distribuito ogni 3 mesi. Dicevamo il 2,86% potrebbe risultare basso, ma in realtà se guardiamo la media degli ultimi 10 anni è sopra la media, soltanto nel crollo del 2020 si era alzato sopra il 3%, altrimenti il dividend yield sul prezzo è sempre stato attorno al 2%. È bello anche vedere come a 10 anni il yield on cost sarebbe dell'11%, cosa vuol dire che se io avessi comprato le azioni 10 anni fa, ebbene adesso avrei un dividendo calcolato sul prezzo d'acquisto dell'11%. Questo frutto della crescita del prezzo e della crescita del dividendo distribuito. Qualcosa veramente di incredibile. Chissà fra altri 10 anni a che livelli saremo. Questo grafico la dice lunga sull'aumento dei dividendi. Qui guardiamo gli ultimi 5 anni del payout, sempre molto molto in sicurezza il dividendo, attorno al 50%, ricordiamo che più basso è meglio è, perché vuol dire che il dividendo è molto ben coperto dagli utili aziendali. Non siamo mai andati sopra il 60%, qualcosa di veramente incredibile. Andiamo a fare un confronto con Lowe's però, perché anche Lowe's è veramente
molto molto buona, possiamo dire. Il dividend yield è a favore di Home Depot, 2,86 contro 2,25, e anche il dividend yield medio degli ultimi 4 anni, 2,29 contro 1,63. Tuttavia il payout è a favore di Lowe's, 30% per Lowe's e 51% per Home Depot. E anche la crescita del dividendo, nonostante Home Depot abbia una crescita molto interessante del 12% su 3 anni e del 15% su 5 anni, Lowe's l'ha aumentato ancora più velocemente. 24% di aumenti negli ultimi 3 anni, 20% negli ultimi 5 anni. E Lowe's aumenta il dividendo da 59 anni consecutivi. Anche sotto il punto di vista delle valutazioni, il rapporto prezzo-utili sembra a favore di Lowe's, con un 18 contro 14 circa rapporto prezzo-utili, anche in questo caso meglio valori bassi, lo ricordiamo. Anche il price to sales, 1,26 per Lowe's, 1,19 per Home Depot. E il price to cash flow, quasi simile, 14 a 13, ma anche in questo caso a favore leggermente di Lowe's. Per quanto riguarda il gross profit margin, siamo al 33% per entrambi. L'EBIT margin è a favore di Home Depot, 14 contro 12. L'EBITDA margin, 16 contro 14, ancora Home Depot. E anche il net income margin, 10 contro 6 a favore di Home Depot, che è ancora in vantaggio sull'Average Free Cash Flow margin, sul ROA e sul Return on Total Capital. Anche se su quest'ultima voce siamo praticamente in pareggio, 29.10 contro 28.99%. Insomma, una bella lotta tra queste due azioni. Bisognerebbe vedere però anche i lati positivi, tante cose belle, ma in un articolo ho cercato anche i lati negativi, perché chiaramente bisogna vedere quali possono essere i punti a favore, ma anche i punti a sfavore. E cosa si dice in questo articolo? Che gli investitori potrebbero notare che il titolo viene, stiamo parlando di Home Depot, scambiato a un premio rispetto a Lowe's. Cosa vuol dire? Che il rapporto prezzo-utili è a favore di Lowe's, 14 contro 18, 19 circa, la mediana del settore è di 14. Home Depot dovrebbe registrare un rialzo e degli utili abbastanza basso nei prossimi anni dell'1,2%, però si tratta sempre di proiezioni e insomma questo potrebbe suggerire che un depot potrebbe non offrire un margine di sicurezza non sufficiente ai livelli attuali, viste le valutazioni in questo momento che sono comunque scese rispetto a qualche mese fa e le stime abbastanza deludenti, possiamo dire. Abbastanza deludenti soprattutto se confrontate a quanto è successo negli ultimi anni. Inoltre, gli investitori dovrebbero tenere presente che il management di Home Depot ha abbassato la propria guidance per l'anno fiscale 2023. E nella earning call del primo trimestre di quest'anno, con un calo previsto delle vendite del 3,5% su base annua e dell'utile per azione del 10% su base annua nel punto medio. E questo si confronta con la precedente guidance per l'anno fiscale in corso di una crescita piatta delle vendite e di un calo dell'utile per azione un pochino inferiore. Insomma, questi qui potrebbero essere due lati negativi, due note stonate per chi vuole investire in Home Depot. E magari, io ve lo anticipo, non ho investito in questa azione, però la tengo molto molto presente perché è veramente interessante. Insomma, c'è stato un pochino di pessimismo per quanto riguarda l'andamento degli utili nei prossimi mesi. E tuttavia l'azione insomma rimane secondo me abbastanza interessante e abbiamo assistito a una volatilità un pochino più elevata rispetto al solito perché Home Depot sicuramente ha dato una bella stabilità alle proprie quotazioni. Tuttavia chi volesse
si conclude con questo articolo, valutare un acquisto dell'azione potrebbe magari aspettare che la situazione, anche dal punto di vista immobiliare, si stabilizzi, perché chiaramente anche l'andamento dell'acquisto di case nuove e soprattutto non nuove potrebbe un pochino minare anche l'andamento di azioni e di aziende di questo tipo, perché chiaramente anche chi volesse ristrutturare probabilmente si rivolgerebbe a negozi come Home Depot e Lowe's. Tuttavia i rendimenti da dividendo, anche e soprattutto in virtù della crescita, sono decisamente allettanti. Facciamo un pochino un confronto tra Home Depot e Lowe's e poi direi di chiudere con questo video. Se noi analizziamo il grafico massimo, non c'è storia con Home Depot che ha avuto un rendimento del 97.000% e Lowe's solo, tra virgolette, scusatemi, solo del 30.000%. Andiamo indietro agli anni 80 qua. Insomma, qualcosa di veramente fantastico. Tuttavia, negli ultimi 5 anni Lowe's ha avuto la meglio con un più 100,8%, quindi praticamente un raddoppio del prezzo dell'azione abbondante, contro un più 69% di Home Depot, che non è comunque da buttare via. La differenza di performance in pratica è nata da fine 2020 fino ad oggi, quando l'andamento di The Home Depot è stato praticamente quasi piatto, possiamo dire, negli ultimi 3 anni, mentre invece Lowe's è salita abbastanza. Però possiamo vedere come da fine 2021, inizio 2022 fino ad oggi, entrambe le azioni hanno subito una flessione abbastanza importante, mi verrebbe da dire. Direi che con questo video abbiamo chiuso. Secondo me due azioni da tenere quantomeno in watchlist, per la storia del dividendo, per la crescita del dividendo, per la crescita del prezzo delle azioni. Un settore che secondo me tuttavia non passerà mai di moda, ritorni sul capitale investito veramente interessanti, debito un po' alto, dobbiamo dire, però il buyback sta dando anche una bella spinta sia ai dividendi che al prezzo delle azioni. Voi avete una delle due azioni in portafoglio? Ne preferite una rispetto all'altra? Ne possiamo parlare nei commenti, perché secondo me ne può nascere un confronto molto molto interessante e stimolante. Like al video e iscrizione a Investire in Borsa a Caccia di Dividendi se non l'avete ancora fatto. Un saluto a tutti da Lorenzo, a presto e ciao!